Mattinata estremamente stimolante da un punto di vista emotivo. Mi aggancerei proprio a questo, perché è uno dei temi assolutamente centrali delle dinamiche di oggi, è uno dei temi centrali, in quanto eliminata forse, come centro dell'attenzione da molti aspetti della società a molti livelli, e il fatto che tutti gli interventi abbiano messo un focus su un piacere, una dimensione dell'eros, una dimensione dell'emozione anche negativa, no? Si è parlato di morte, no? Incredibile che si possa parlare di morte senza provocare la fuga dalla sala di qualcuno, no? O un'accusa di avvicinarci a pensieri cupi, depressivi, terribili. E questa è una delle dei grandi allarmi. L'altro elemento che diceva adesso Francesco ci ha ricordato che il videogioco è una cosa piacevolmente seria, no? Ed è una missione culturale che credo possiamo essere tutti d'accordo nel portare avanti in una sorta di normalizzazione. Perché è fin troppo facile quello che è successo in questi anni, cioè ovvero quello di identificare un colpevole. Siamo in quest'epoca della prestazione, della performance, in cui c'è bisogno di sentirsi abbastanza bravi, e quindi quando le cose iniziano a scricchiolare rispetto alle nostre aspettative, si ricorre a una logica semplicistica lineare, quindi qual è il colpevole? Abbiamo un bersaglio fantastico che è internet, il videogioco in particolare, che troppo spesso è stato additato di essere la causa di qualunque aspetto, di una crisi evolutiva, del ritiro sociale, delle guerre, piuttosto che dell'impoverimento culturale, no? Cioè tutta colpa di internet. Eppure a un certo punto è stato messo in stand-by perché è stata tutta colpa di un virus a un certo punto che ha un pochino alleggerito questa condanna rispetto al mondo internet, ma è durata poco questa sospensiva della condanna di internet. Durata tantissimo la pandemia, per carità, ma è durata poco questa sospensiva. E siamo tornati ad additare internet come colpevole, come causa addirittura di sofferenza. Tutto esterno a noi, tutto tirato fuori, senza metterci in gioco noi per primi, ma come una volta si dava colpa alle cattive compagnie, alle cattive frequentazioni, al cattivo maestro, al cattivo insegnante. Eppure siamo in un'epoca di enorme allarme su una fragilità dell'adulto. Il vero allarme oggi è questo. Certo, sono adolescenti in crisi, che soffrono molto, soffrivano anche di più già prima della pandemia, ma molto spesso non si autorizzavano a dirlo, anche in virtù di questa fragilità dell'adulto. Siamo una società che elimina, scotomizza, oscura le emozioni negative ed è una violenza che viene fatta nei confronti di tutti, perché viviamo tutte le emozioni e dobbiamo lavorare verso una democrazia degli affetti, no? Proprio nella complessità della nostra esperienza, nella complessità della nostra formazione identitaria, nel capire chi siamo, no? Come prima si diceva, cosa sono, cosa faccio sostanzialmente. Abbiamo tutto un focus sul come intervenire sostanzialmente ed è sparito lo spazio di riflessione sul perché succede qualcosa. A proposito di parole non difese, in realtà abbastanza, credo, dalla psicologia, narcisismo, no? Una di quelle più abusate e pervertite, credo, anche nell'accezione comune. Tutto è narcisismo, tutto è relazione tossica, tutto è, insomma, queste parole che ci inondano e che sono state quasi svuotate del loro significato, perché vengono utilizzate con una connotazione sempre solo patologica, ma abbiamo delle quote di narcisismo assolutamente fisiologiche nella crescita, sane, auspicabili in certe dimensioni. Dobbiamo tornare all'origine di questi pezzetti. Eppure è la società del narcisismo intesa come visibilità a tutti i costi, come successo, popolarità. Il ritiro sociale affonda le radici, no, nella sua tradizione classica in questo humus, no? Per cui c'è un'aspettativa molto elevata, un ideale dell'io che diventa tirannico a livelli quasi di un superio, scusate il linguaggio un po' arcaico, classico da un certo punto di vista, eppure gli adolescenti come sempre ci costringono a rimettere in discussione tutto. Hanno lanciato i lettini fuori dalla psicanalisi fondamentalmente, perché se mettiamo un adolescente su un lettino 3 volte alla settimana, se è sano, scappa tendenzialmente, anziché stare lì, e hanno costretto delle istituzioni granitiche a ripensarsi, a cambiare. È veramente fluido per eccellenza, non anche qua nell'ottica di un termine esageratamente abusato oggi. E
E quindi anche il ritiro sociale è cambiato, la sofferenza degli adolescenti sta cambiando, non basta più un solo sintomo, non c'è mai stato un solo sintomo puro, li studiamo puri per comodità, ma si sono sempre contaminate. Però c'è un aumento esagerato, aumento intenso di forme dissociative. Prima l'ho usata Francesco come termine, ma perché è un qualcosa che spaventa. È una scarsa familiarità nell'abitare i nostri corpi. È un aumento di una... è tutto ansia. Non ci avete fatto caso che ormai tutti hanno l'ansia? Ma che ansia è? Un'ansia particolare, è un'etichetta che ormai vuol dire tutto e niente. Perché c'ho l'ansia, sì, va bene, è vero, la sperimentiamo tutti. Forse è uno di quei disagi tollerabili dall'adulto di oggi. E quindi allora si dice che abbiamo l'ansia. Ma sono ansie sempre più anche dissociative. Quelle nausee continue, un'ansia dove ci si stacca continuamente, una scarsissima familiarità con degli aspetti emotivi profondi del sé. Matteo Lancini, che è insomma, un collega d'equipe, presidente della nostra associazione, nell'ultimo testo ha coniato uno slogan in cui fa confluire queste riflessioni, no? Sii te stesso a modo mio. Perché effettivamente l'adulto oggi chiede sostanzialmente questo, chiede sii te stesso, tira fuori il tuo vero sé. Peccato che ammiente continuamente il suo ideale di come deve essere l'altro. È una violenza, è un sovraintendere la mente dell'altro fin da quando è molto piccolo. Quando sentiamo frasi da educatori anche, dai genitori, da adulti in generale, non devi essere triste, non devi essere arrabbiato, stiamo facendo una violenza. Adesso, chiaramente, prendiamola con le pinze da un certo punto di vista, Però il linguaggio è importantissimo da questo punto di vista, ma non è solo il linguaggio, è proprio l'incapacità dell'adulto di stare e di sostare accanto a un'emozione scomoda, perché ci mette in contatto con delle nostre fragilità. Chiediamo troppo spesso alle nuove generazioni di farsi carico delle nostre fragilità di adulti. Internet ci spaventa perché è ignoto, perché fuoriescono dal controllo, ma internet è così tanto utilizzato per molte ragioni. In primis il fatto che è stato creato dagli adulti ed è stato molto diffuso dagli adulti, anche come modello di imitazione di adulti adolescentizzati, per così dire, no? Perché se dovessimo metterci a guardare chi alimenta questa cultura della visibilità a tutti i costi, del successo a tutti i costi, insomma, i ragazzi arrivano di riflesso dopo, Pensiamo a chi la spara più grossa in tutte le trasmissioni televisive, pensiamo alla pornografizzazione della società, alla spettacolarizzazione di qualunque aspetto, dai funerali con gli applausi, piuttosto che dalla messa in mostra del sé, dove ha successo anche in televisione chi la spara grossa. Non tanto chi porta dei contributi lenti, magari stimolanti, dove si riporta al centro l'aspetto emotivo, come si sta cercando di fare qua, oggi, nell'esserci. E allora questa contraddizione dell'adulto a tutti i livelli, nell'istituzione scolastica, no? Che è l'unica istituzione che oggi, almeno formalmente, vieta l'ingresso di internet nelle aule, lasciare fuori, come se l'intervento educativo si esaurisse in una censura, sostanzialmente in una società ipertecnologizzata, dove sappiamo bene che non possiamo accogliere a fare un esame in università uno studente se non si è iscritto tramite 10.000 procedure solo online, non ha alternativa. Dove gli adolescenti, i figli sono lasciati sempre più da soli, iperconnessi, ma soli. È il dramma di una generazione iperconnessa ma che soffre di solitudine poi profondamente. E in questo lasciati soli però continuiamo a produrre offerte. C'è una scelta sconfinata. A quanti di voi è capitato di passare serate a scegliere una serie TV su Netflix senza guardarla? A scorrere un catalogo infinito. C'è tanta, troppa scelta paradossalmente. Ma non è il problema della troppa scelta, è che non abbiamo più la bussola con cui prendere una decisione. Perché non riusciamo più a riconoscerci. Se noi eliminiamo una gamma emotiva, tutta una fetta enorme delle nostre emozioni, perché ci viene detto che appunto non possiamo essere tristi, non possiamo soffrire, e facciamo fatica a conoscerci, facciamo fatica a capire come affrontare i compiti evolutivi in fase specifica, come dare un senso a questo corpo che cambia, che può essere deludente,
a come affrontare i primi inciampi, i primi disagi, se poi dopo vediamo, quando guardiamo gli adulti, lo smarrimento. Con la pandemia si sono autorizzati a dire che potevano stare male, perché abbiamo detto, ah, forse nel avergli bloccato la socializzazione, in effetti qualche piccolo problemino potrebbe esserci, allora tutti a dire, sì sì, ma stavano male già prima, come ho detto. Non è un qualcosa, certo ci sono altre tematiche tutte ancora da capire e da sviluppare, ma il tema è che dobbiamo essere prima noi come adulti disponibili a sentirci dire delle cose scomode, a volte anche senza avere risposte. Se non facciamo il grosso dramma dell'adolescenza, che se non facciamo spazio al vero sé dell'adolescente, non può nascere. E gli chiediamo di iperadattarsi. No? Una questione vecchia, vero sé, falso sé sostanzialmente, anche se è una terminologia che può creare un po' confusione, perché il falso sé non è finto, è una parte molto integrata, ahimè, ai noi, che però va a soffocare degli aspetti anche comunque di autenticità. Tra l'altro con quella contraddizione appunto dello sì te stesso ma a modo mio, che mi dice ok ci provo, ma appena provo a mettere in campo una modalità diversa, ad esempio rallentando, ritirandomi in stanza, stando molto in rete, a quel punto non va più bene. E nella nostra fragilità andiamo a rieditare gli slogan del passato, dei modelli educativi del passato. Prima il dovere, poi il piacere, questa casa non è un albergo, no? Tutte le cose con cui siamo cresciuti, credo, un po' tutti, che magari avranno un'efficacia, non lo so. Io ho sempre pensato che un modello educativo deve anche ancorarsi a delle questioni certamente sociali, ma anche a come quello specifico soggetto è stato cresciuto, a quali sono le sue singole caratteristiche. Perché ogni adolescente oggi è un bisogno educativo speciale, e non mi riferisco alla sigla che poi attiva dei PDP eccetera nella scuola, ma perché nella fragilità quel bisogno di essere visti e essere, come si diceva stamattina, presenti anche nella mente dell'altro, c'è bisogno di quell'attenzione individualizzata. E se noi invece continuiamo a portare avanti una società piena di questi tabù, di negazioni di aspetti emotivi, li lasciamo soli, ma con un'esigenza comunque profonda di contatto, di connessione. E allora quell'esigenza profonda di contatto e connessione, più ci tiriamo fuori noi dalla relazione, più vanno a cercarla in internet. Quindi chi vuole fare la battaglia internet, se proprio la vuole fare, che assomiglia un po' a una battaglia contro i mulini a vento, ma questa è un'opinione personale, però chi vuole fare una vera battaglia deve utilizzare la relazione, non l'agitare lo spauracchio della dipendenza da internet, che vi ricordo sostanzialmente non esiste in adolescenza, non esiste nei manuali, se non in alcuni aspetti legati appunto al gaming, ma anche qua ci sarebbe e come da discutere su cosa intendiamo come dipendenza, su che rischio abbiamo nel momento in cui etichettiamo come dipendenti dei soggetti in età evolutiva che devono sganciarsi dalla dipendenza più potente in assoluto, che è quella dalla mamma e dal papà tendenzialmente. E allora rischiamo di infantilizzare, di patologizzare degli ambiti di sperimentazione. Questo è un grosso problema, perché noi dobbiamo fare spazio al vero sé dell'adolescente e aiutarlo a dare un senso. Oggi il vero mandato dell'adulto è quello di dare senso, di aiutare gli adolescenti a dare senso, non sovraintendendo, cioè non mettendogli il nostro senso perché ci rassicura. Perché allora poi finisce che accettiamo la tecnologia in famiglia quando ci attivano il GPS condiviso, perché almeno riusciamo a controllarli quando sono in giro nel mondo pericoloso, piuttosto che gli diamo il cellulare perché almeno mandano un messaggino quando arrivano, anche se devono fare quei 10 metri quando parcheggiamo la macchina dentro la scuola fisicamente, perché chissà cosa potrebbe accadere. E ci scandalizziamo se seguono tanti influencer, se utilizzano tanti videogiochi, senza chiederci mai perché stanno così tanto. Ma perché se passano 10 ore in una piazza ci interessiamo, o ai miei tempi veniva sguinzagliato mio nonno a sorvegliarmi da lontano, o quantomeno iniziamo a chiedere qualcosa, e se passano tante ore in internet, no, e va solo chiuso e basta. Cioè, internet è un ambiente, non è più lo strumento. Si può fare dentro di tutto, siamo nella società on-life, come dice giustamente Floridi. La distinzione online-offline è un qualcosa superato da tempo. E allora, nell'affondare, nell'avvicinarci, nel prendere sul serio le scelte che in realtà vengono fatte, le passioni che ci sono nei nuovi adolescenti, sono passioni che fatichiamo a riconoscere. Ma perché dobbiamo legittimare solo alcune passioni?
Io spesso utilizzo questo aneddoto di una madre che ho incontrato anni fa, che mi ha autorizzato a usarlo. Al primo colloquio si lamentava del proprio figlio che non faceva nulla, sempre lì sul divano, sul letto, in camera, senza far nulla, senza passioni. Io non ce la faccio, dottore, del mio figlio senza passioni. Era un campione di League of Legends, insomma, ad alto livello, peraltro, e seguiva, sapeva veramente di tutto. Ma al di là di quello le chiesi provocatoriamente, ma cosa potrebbe fare per, insomma, mi dica che passioni potrebbe avere. E la sua risposta, candida, spontanea, è stata, ma non lo so, per esempio leggere Verga. Io ho il massimo rispetto per i capolavori della letteratura italiana e quindi non è che... Ma io mi preoccupo se un adolescente oggi si iperappassiona subito solo su Verga. No? Ma questo, adesso fa sorridere, un aneddoto reale in realtà, ma perché a volte ci ricorda di quanto noi vogliamo portare gli adolescenti dove siamo noi, ma non li aiutiamo, non facciamo un buon servizio alla loro crescita. Vanno raggiunti là dove sono, con gli strumenti e le scelte che già ci sono. L'approccio della video game therapy è straordinario perché utilizza videogiochi che già ci sono, soprattutto, no? In buona parte. No? E spesso sento anche molti accademici produrre sempre dei videogiochi che hanno un grandissimo valore scientifico magari per molte cose, ma non mi immagino neanche un adolescente giocare se non per compassione nei nostri confronti ogni tanto, perché si prendono estremamente cura di noi. Sono dei ragazzi estremamente più sensibili che si prendono da una vita cura delle nostre fragilità, pure troppo. Sono molto psicologizzati, ci hanno continuamente in mente. Però dobbiamo anche lasciargli uno spazio per affrontare i loro compiti evolutivi, per affrontare la loro crescita, per affrontare le sfide con gli strumenti nuovi che ci sono oggi. Se no non riusciamo a dare senso ad alcuni comportamenti. E il ritiro sociale, nelle sue molteplici forme, perché ci sono dei ritiri di sospensione, dei ritiri dove si congela tutto, dei ritiri che hanno a che fare magari con la formazione dell'identità del maschile, dei ritiri dove si cerca il terribile rebus su dove andiamo a infilare l'aggressività, perché a proposito di emozioni e di reazioni, di comportamenti negati, c'è anche questo. Perché se andiamo a etichettare come violento un bambino che fa un gioco fisico, non gli facciamo ancora una volta un buon servizio. Sono arrivati in consultazione dei ragazzi e delle famiglie disperate perché erano stati sospesi da scuola i loro figli con una nota del tipo il ragazzo tal dei tali durante l'intervallo faceva un sistematico gioco violento nei confronti di un compagno che assomiglia quasi peraltro a una definizione di bullismo. Il gioco violento era il caricone, non so se avete presente, saltarsi sulle spalle l'un l'altro. Un'espressione di una dotazione fisiologica di un tentativo anche di integrare un corpo che deve muoversi, deve essere lasciato libero. Ma se noi andiamo a soffocare questi aspetti qua, l'aggressività rimane libera e anzi rischia di essere pervertita in violenza a volte, se non è integrabile. A proposito di tutti i drammi anche oggi della violenza. E allora se noi gli blocchiamo tutte le aree di sperimentazione e di integrazione da quel punto di vista, certo che vanno a utilizzare dei videogiochi che almeno gli fanno fare un'esperienza dove tentano di scaricare un po' e magari di integrarla. Ieri sera ero a fare una conferenza, c'era un genitore allarmatissimo perché ha detto che su Fortnite il proprio figlio picconava, diceva che picconava gli altri bambini. E fa, dottore, io non andavo a picconare i miei bambini. No? Allora gli ho ricordato che se non sbaglio fosse Eco che ci diceva fate fare la guerra ai vostri bambini per gioco che così non dovrebbero farla da adulti o qualcosa del genere. No? Chiaro, adesso andiamo su una semplificazione, però ci può essere un valore. Il vero dramma è quando vengono lasciati da soli, senza la possibilità di dare un significato e un senso alle cose. Certo che quando sono molto piccoli può avere più senso proteggerli rispetto al giocare da soli, c'è una gradualità dell'esperienza, ma esattamente come se viene a 8 anni e non gli diciamo vai in discoteca e torna quando vuoi. Credo, per ora, non lo so. Spero, per ora, poi chissà, non lo so, magari sarà una nuova frontiera anche quella da affrontare. Però certamente anche lì c'è una gradualità, un accompagnamento. Ma quello che dobbiamo affiancarli a fare non è dirgli sempre per forza quella smania di dire cosa è giusto e cosa è sbagliato o riesci a limitarti nell'utilizzo di internet, perché quello rassicura noi genitori o anche terapeuti a volte. Viene con la richiesta di dipendenza da internet, lo usa un po' di meno, sono stato un bravo terapeuta. No,
pessimo terapeuta da un certo punto di vista, se non hai dato prima un significato a quella cosa lì. Perché per alcuni, paradossalmente, può aver più senso ancora giocare ancora di più e accompagnarli verso una transizione, verso un videogioco più in linea con i bisogni evolutivi di quel soggetto in quel momento lì, ad esempio. O capire cosa ci fa lì dentro, no? Perché comunque, si citavano prima gli strumenti, adesso se c'è qualche appassionato di test, prima si citava il Blackie, ma vale anche il TAT, eccetera, ma dei videogiochi sono dei test proiettivi clamorosi, perché avete presente l'offerta che c'è oggi sconfinata, no? Di un'industria che mette insieme il doppio di cinema e musica messi insieme come fatturato? Quindi già solo la scelta di quel videogioco piuttosto che un altro ci dice di quel soggetto, anche nei momenti evolutivi di come è cambiato il gioco che ha scelto, che ha utilizzato, no? E quindi da questo punto di vista ci dice moltissimo. Un ragazzo che avevo seguito, che in League of Legends tiltava, mandava in tilt, no? Un linguaggio preso dai flipper delle sale giochi di una volta sostanzialmente, appena non faceva neanche la partita perfetta, l'azione perfetta rispetto al suo ideale. È già 6 mesi di diagnosi, di attività diagnostica, di anche ingresso in chiave terapeutica di alleanza. Poi, certo, noi dobbiamo aiutarli a dare senso, significato, se no agiscono, fanno il loro lavoro gli adolescenti. Tendenza all'agito, Anna Freud ci citava prima, no? Uno dei meccanismi di difesa anche tendenzialmente. E noi dobbiamo sostenerli stando accanto a loro, per esempio. Ed è una cosa scomodissima ma rivoluzionaria. Questa possibilità di stare accanto a loro, accanto al dolore, accanto alle emozioni negative, anche dicendo, non lo so, però raccontami com'è il tuo punto di vista, come stai. Sintomi, con il codice del ritiro sociale, sono scomodissimi, violenti, perché spingono ad agire, ma sappiamo benissimo che quando iperagiamo stiamo facendo non una buona azione terapeutica tendenzialmente, almeno in alcune fasi, per carità. Ci mettono a contatto con la nostra frustrazione, ma per poter raggiungere l'adolescente là dov'è, e chiudo, dobbiamo anche mettere mano e occuparci della fragilità e delle contraddizioni dell'adulto, perché se no arrivano, come stanno arrivando, sempre più adolescenti che dicono ai genitori mettete via quel cellulare, iniziate voi a farlo sparire, iniziate voi a essere meno violenti nelle chat delle mamme o dei papà di WhatsApp, o nei chat condominiali, a proposito di altro che videogiochi violenti, magari potremmo fare una gamification delle riunioni di condominio, sarebbe quanto di più produttivo, credo, no? Questo sarebbe un buon modello di integrazione. Se non aiutiamo a sostenere questa integrazione, c'è il rischio che anche in internet, nel gaming, prevalga solo ed esclusivamente quell'aspetto dissociativo, che può essere una delle componenti, ma se isoliamo solo quella, è esattamente come questo grande aumento di sintomatologia dissociativa degli adolescenti di oggi. E allora, a volte, in effetti, è anche difficile fare questo solo con la parola, solo attraverso la simbolizzazione e la parola. Non a caso, sempre più spesso, la risposta deve essere di rete e complessa. Rete inteso non solo come internet, anzi. Ma le reti che funzionano sono le reti che vengono attivate prima, non sull'urgenza, come troppo spesso si è fatto. Fortunatamente negli ultimi anni, tra i vari bandi, i vari progetti, si sta facendo rete, mettendo a sistema, condividendo delle esperienze, ma un'attività del fare, e poi Matilde Scotti, poi oggi che è una collega che si occupa dei laboratori di tutto il nostro progetto Officine, che appunto ben si integra peraltro con tutte le attività laboratoriali, poi nel pomeriggio spiegherà bene, no, qual è il razionale dietro questo. Ma se ci aspettiamo oggi di affrontare la complessità sequestrando da soli degli adolescenti, facendo chissà cosa dentro la stanza e basta, pensando che poi dopo li rimettiamo fuori in un mondo dove non ci sono stimoli, non è completamente diverso, non ci sono i competitor degli influencer, delle contraddizioni dell'adulto, delle fragilità dell'adulto di cui torna a prendersi carico, è un'illusione la nostra. E allora vuol dire ripensare anche prima di tutto al modello di adulto, prima che chiedere all'adolescente di essere diverso da quello che vorrebbe almeno provare ad essere. Mi fermo qua.